Le sfide piacciono e non sono sicuramente uno che si tira indietro davanti a delle difficoltà, anzi, io gradirei che voi insieme a noi queste difficoltà ce le mettessimo tutte alle spalle, come? Con l'atteggiamento. Quello che posso dire è sicuramente che io insieme al mio staff faremo il massimo che si potrà raggiungere, sia per le condizioni, sia per quello che sarà poi la squadra che tra l'altro al momento non abbiamo ben definito, quindi non mi spaventa, come vi ripeto, sono pronto a qualunque tipo di sfida. Poi il campo sarà quello che parlerà e non vedo l'ora di andare in campo per poter allenare, per poter trasmettere soprattutto ai ragazzi quello che è Avellino, che è la cosa più importante. Poi quando si capirà cos'è Avellino, sarò sicuro che i ragazzi daranno il massimo. Sarà il nostro entusiasmo a guidarci, sicuramente, e a guidare soprattutto i ragazzi che arriveranno. Non mi piace che tu dici rassegnazione, perché io questa parola ad Avellino non l'ho mai sentita. E la storia parla chiaro. Non ho mai visto gente rassegnata ad Avellino, in qualunque tipo di situazione e condizione. Quindi mi stai facendo preoccupare veramente se No, lo lo dico dici. anche un poco per provocare, naturalmente, E però tu, già, noi siamo abbastanza alimentati sicuramente. di passione, di voglia di fare. E così noi invece di alimentare quello che deve essere la voglia di risollevarsi da un problema, la plachi. Io ti posso dire e assicurare sicuramente che al posto nostro, in mezzo a questi guai, ci vorrebbero stare tanti altri tecnici, tanti altri preparatori, tanti altri allenatori. Perché Avellino è una piazza ambita da chiunque e in qualunque condizione. Quindi io sono orgoglioso di essere qua.